Sant'Agata e Catania. Urla e fuochi, una moltitudine di facce e di casacche bianche. Un profondo atto di fede e un rito tribale insieme. Non si distingue facilmente dove cominci l'uno e finisca l'altro. Ma in fondo non importa. Perché Agata è una madre e le madri nutrono e fanno crescere. Sant'Agata è un rapporto intimo, cioè una finestra della città che si apre su ognuno di noi con le proprie esperienze, i propri racconti, la propria devozione. E, per me il significato, la cosa più bella che accade proprio in questo momento è non solo aprirsi a è aprire le case, è festa. E la costruzione di questi altarini devozionali, tutto quello che la gente prepara per celebrare questa festa che è la celebrazione di questa immensa donna ed è una storia di grande attualità, purtroppo, che ogni anno si arricchisce anche con dei racconti sempre più duri, sempre più violenti, però lei è una testimone, una che comunque ne è uscita a testa alta da tutto questo, da questa storia di violenza, una violenza sulle donne che purtroppo è il tema, per me lei è proprio l'icona di questo mondo. E la festa è agunzata da tavole, con le olive, con tutti i dolci dedicati, con le minuzze, con tutto quello che è questo modo di ricevere. Le case sono aperte, si va da salotto a salotto, è proprio bello questa transumanza, no? Questo popolo che se diciamo da un punto di vista fisico si muove seguendo questi cordoni e quindi proprio questo fiume che va, dall'altro proprio passa da casa in casa, no? Cioè gli stessi che partono da Piazza Duomo e si ritrovano a Piazza Borgo in orari diversi, con ricevimenti diversi, con feste diverse. È un modo di santificare, ecco, la festa, cioè è tra sacro e profano, tra tutto quello che si muove e non si muove. E la cosa che ci stupisce sempre tutti gli anni è il fatto che sono giorni protetti, non accade mai nulla di strano. Tutti! 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 Un punto di riferimento per tantissima gente in Sicilia. Sostanzialmente anche gli abitanti della provincia riconoscono Sant'Agata come loro patrona, come loro protettrice. Io sono testimone di una sensazione particolare che ho provato da presidente della provincia, perché non avevo mai partecipato alla messa dell'Aurora. L'arcivescovo Bonmarito volle invitarmi nella ricorrenza del febbraio 95, quindi appena un anno dopo la mia elezione, e con mia moglie e con alcuni collaboratori riuscimmo, con la complicità dell'arcivescovo, ad accedere all'altare maggiore prima che si aprissero le porte del Duomo e assistere ad una manifestazione di fede e di devozione che mi ha particolarmente colpito. Mi sono commosso, ho capito come questa città, a volte dissacrante, a volte pagana per tante cose, una città irrequieta, certamente disordinata, riesce almeno una volta l'anno a trovare un rapporto improntato a fede, improntato a riflessione e anche ad estremo senso di umiltà nei confronti della Vergine Catanese.
ognuno di noi, al di là dei ruoli politici, istituzionali ricoperti, nei confronti di Sant'Agata avverte questo legame particolare, che peraltro, voglio dirlo, ci viene invidiato anche dalle altre città dell'isola. Qui a Catania c'è una complicità, c'è una spettacolarità, ecco, che credo non abbia eguali non solo in Sicilia ma in molte parti d'Italia. L'appuntamento del 4 e 5 febbraio per me è un appuntamento che continua in una situazione di religiosità di una città che riscopre determinati valori e si riscopre in determinati valori. È una festa che molti possono addirittura considerare quasi pagana per determinati riti. Per noi catanesi è una forma di devozione veramente viscerale nei confronti di una santa che rappresenta tutto quello che è quella che è la città di Catania, con le sue contraddizioni. Però è bello ritrovarsi in questi due giorni, in questi tre giorni di festa a Catania, perché ti danno la sensazione di essere proprio visceralmente attaccato a questa terra. Io ricordo da piccolo le campane che suonavano all'uscita della santa, il 4 mattina, e mio padre che si alzava di buon mattino e ci svegliava tutti perché ci diceva: stai a navire la santuzza. Ma è un rapporto che scaturisce dalla fede, e soprattutto la fede non si conquista ma si va acquisendo man mano che si va avanti nella vita. E siccome a 8 anni ebbi messo il sacco, da lì è nata e si è sviluppata, e ora siamo alla 60ª festa di Sant'Agata, nella quale ho avuto la fiducia dei diversi presidenti che si sono succeduti, il più grande, il professore Domenico D'Urso, e poi altri sindaci fino ad arrivare a Marcoccio, e poi sono stato chiamato dal sindaco Bianco, col quale c'era un rapporto già di conoscenza intenso, affettuoso e direi quasi anche morboso, perché riconosciuto da parte di lui, che è stato anche lui in cattedrale, cresciuto anche lui in cattedrale. Ci siamo trovati in una situazione veramente, direi, fraterna, di potere elogiare, di poter mettere fuori sempre di più questa devozione a Sant'Agata. Non offendere la patria di Agata, perché esserne vendicatrice. Questo è il motto che io ho seguito sempre da quando avevo 8 anni. Ed io c'ho pronto il sacco, il berretto, la cintola, tutto, perché quando, se il Signore mi vorrà, dovrò avere anche quell'insegna che mi ha fatto crescere, che mi ha dato tanta disponibilità di apprensione e tanto affetto da parte, perché no, devo dirlo con emozione, da parte dei cittadini catanesi. Il pezzo più bello è l'uscita della santa, cioè proprio il momento, capito, di questo momento che è sempre uguale tutti gli anni, perché è sempre quello, fisicamente accade questo, però proprio è l'attesa, è come tante mamme, come tanti papà che sono lì in attesa di rivedere sempre la stessa santa, però appare sempre diversa. È l'attesa, è un momento straordinario, perché poi c'è questa idea di questo sorriso. Tu l'hai vista, a me sembrava così, aveva gli occhi tristi o aveva il sorriso, a seconda delle ore della giornata, dei momenti in cui la incontri, è l'umanizzazione.
E poi la cosa incredibile è proprio quest'idea, proprio dell'estetica del sacro che tutti gli anni muove centinaia di artisti a ridisegnare quest'icona, a renderla contemporanea, non scadendo mai, diciamo, nel folklore, nelle cifre stilistiche basse. Questo ci piace molto ed è per questo motivo, insomma, che io ho aperto il museo a questo artista di Taormina e che per lui è un atto di devozione. Dice, ma come mai uno di Taormina offre la sua esperienza artistica a Sant'Agata e non un catanese? E no, perché io mi chiamo Agatino, quindi il mio nome è legato alla santa. Quindi ci sono storie, intrecci di devozione veramente singolari. E io ho aperto il museo. Sono giorni in cui tutti arrivano, seguendo dei percorsi agatini, arrivano anche qui a godere, diciamo, di questo racconto iconografico, quest'idea di attareddi da casa che si svelano uno dietro l'altro dentro 28 finestre. Un rito che si ripete, una festa che per un momento unisce i catanesi. C'è una grandiosità nella folla, immensa e inarrestabile. E c'è grande bellezza nel tempo dilatato della festa. Un giorno che ne dura due e poi tre, fino all'alba. Seguivo la vestizione di mio padre in assoluto silenzio. Lo aiutavo così come uno scudiero agevolava nei movimenti il proprio cavaliere. Porgevo, senza sgualcire dapprima il sacco, che precedentemente mia madre aveva liberato dalle pieghe formatesi dal sonno di un anno, a seguire il cordone, poi la coppola e i guanti. Per ultimo, il fazzoletto ancora caldo di quel ferro da stiro che lo aveva piegato mille volte fino a formarne un soffietto. L'appuntamento con i miei zii e cugini era fissato al Castello Orsino. Da lì si raggiungeva la cattedrale a piedi. Stringevo la mano di mio padre e stranamente i guanti non allontanavano il contatto, anzi lo rendevano ancora più morbido e rassicurante. Camminavo senza guardare la strada. Stare al suo fianco mi rendeva orgoglioso. Mio padre era un devoto. Una volta riuniti, si procedeva tutti insieme fino ad arrivare al Duomo. I grandi davano disposizioni ben precise ai piccoli. Au, non allontanare, non allontanare mai do posto do cuddune. Arrivodete, canuacce siamo a Reravara. Su una vissuma a pedre, ne veremo avanti a villa. Uscita la santa, ci salutavamo e il mio sguardo li accompagnava fino a quando non riuscivo più a distinguerli, perché inghiottiti da quel fiume bianco che risaliva via Etnea. Ritornavo a casa con chi, come me, non aveva il sacco. Contrariamente all'andata, il mio sguardo era fisso e diretto al basolato che mi riportava a casa. Mi veniva da piangere. Io non ero un devoto e non riuscivo a capire perché in famiglia ero tra i pochi a non indossare il sacco. Stavolta era la mano di mio nonno che stringeva la mia e come ogni anno si fermava davanti a una delle mille variopinte bancarelle comprandomi un solito pezzo di turrone, sempre più duro e sempre più povero di mandorle. Capiva il mio magone ed asciugandomi le lacrime mi spiegava che la nonna aveva chiesto a Sant'Agata la grazia di farlo tornare sano e salvo dalla guerra ed in segno di devozione avrebbe fatto indossare il sacco al suo unico figlio, mio papà. Mi raccontava dei cuginetti che si erano salvati dalla poliomielite, conosceva le storie di tutti quelli che avevano lasciato in processione e che stavano facendo il loro dovere di devoti. Il ritorno verso casa era accompagnato dal rumore dei botti, dalle mie mani rese appiccicose dal torrone e dalle gote strisciate dalle lacrime. A 50 anni di distanza provo ancora lo stesso magone e la stessa tristezza. Io non porto il sacco, ma quest'anno chiederò la grazia a Sant'Agata di far diventare devoti tutti quelli che lo indossano senza fede e senza devozione, per il loro bene e soprattutto per il bene dei cittadini che onorano in silenzio e senza bullismo la santa padrona. Sant'Agata è qualcosa di molto profondo, la sento molto perché la mia famiglia mi ha sempre abituato a questa festa,
ha fatto sempre in modo che la sentissi come devozione, e mi ha fatto sempre capire l'importanza di questa festa a livello proprio sentimentale. Nel frattempo anche a livello lavorativo noi abbiamo un bar al centro storico, quindi l'ho sempre vissuta, cercando di stare sempre vicino ai devoti e viverla vicino a loro, essere un supporto per loro, ed io in prima persona mettermi vicino a Sant'Agata, non solo durante questa festa ma soprattutto in questa occasione. Ovviamente il prodotto più richiesto è la cassatella, chiamata pure Minuzza di Sant'Agata, soprattutto richiesta dai turisti, ma anche molto desiderata dai siciliani, dai catanesi in particolar modo. Il nome proprio spiega che la Minuzza di Sant'Agata fa riferimento al seno di Sant'Agata, la patrona che si è immolata appunto facendo del suo seno una donazione, diciamo. E infatti proprio la forma richiama un seno femminile, in particolare il suo. La ciliegia rappresenta appunto il capezzolo, la mina, il seno, la parte con la ricotta dentro. Diciamo che la festa era la festa e basta, quindi le tradizioni erano più spettacolari perché non c'erano oggi diciamo tutte le leggi anche riguardo la sicurezza, ma allora io da bambino vedevo questi fuochi proprio nel centro della piazza, questi mortai diciamo messi dentro la cattedrale, quindi era sicuramente molto più rischiosa, però diciamo che Sant'Agata ha sempre miracolato, perché grazie a Dio non è mai successo niente. Da bambino è chiaro che era un altro fascino, però erano anche altri tempi. I vecchi pirotecnici erano abituati con le micce, quindi con l'omino che ancora andava a dare fuoco nel mortaio. Quindi era una cosa che io da bambino vedevo e anche poi da giovane l'ho fatto, però poi mi sono reso conto che la tecnologia cambia e quindi non c'è più il motivo di andare proprio nel mortaio ad accendere questa miccia, o se si spezzava di tornare ad accendere. Quindi diciamo che oggi la tecnologia è tutta elettronica, quindi radiocomandi a distanza e quindi la sicurezza è il massimo. Poi papà, quando mi ricordo che nel 97 o 98, non mi ricordo di preciso, abbiamo iniziato a portare questo spettacolo artistico in Piazza Duomo proprio a suon di musica. Allora era ancora sempre una vecchia tecnologia, ma già era avanzata perché non avevamo il sistema radio, il sistema comandato a distanza. Avevamo un sistema inventato da noi, tradizionale, però elettronico, che era ogni accensione di ogni fuoco d'artificio, era un filo che dovevi portare alla regia. Avevi 100 accensioni, avevi 100 chiodi in un listello di legno con 100 chiodi e il primo spettacolo che abbiamo fatto quell'anno era tutto ad orecchio, quindi tu sentivi le partiture della musica, ti ascoltavi e poi avevi tutto un polo dove scaricavi e con un chiodo, come se andavi con la tastiera in un pianoforte, andavi a toccare il tempo di ogni tempo che tu, e quindi dovevi essere bravo sia nel momento di essere preciso all'accensione. Mio padre, vedendo uscire Sant'Agata dalla cattedrale, dice, man mano era un po' più maturo, anzianotto, dice, chissà se un giorno della mia morte potrei entrare nella chiesa dove c'è Sant'Agata. E io
veramente quando è arrivato il giorno ho fatto di tutto per farlo entrare nella chiesa di Sant'Agata e sono fiero e soddisfatto di aver fatto tutto quello che meritava un grande maestro, ma un grande padre. Potrei raccontare tante cose della festa di Sant'Agata che ho sentito raccontare, in buona sostanza perché per il mestiere che faccio di fatto ascolto e riporto un po' quello che è il sentore della festa. L'ho fatto tante volte, ho avuto il privilegio di seguirla da vicino attraverso la TV, i giornali, per quello per i media in cui lavoravo e lavoro. Tuttavia mi sembrava giusto trasferire qualcosa sulla festa e anche sulla mia famiglia. È una storia strana che mi ha appassionato parecchio, ed è la storia di questo signore, si chiamava Vincenzo Russo, era un ragazzo partito dalla Sicilia nel 1915 per andare a combattere, perché quella che ho davanti è la corrispondenza di guerra fra Vincenzo Russo, mio prozio, e la mia bisnonna Nunzia, una donna a cui ho voluto tanto tanto bene. Tempo fa, sgomberando un baule nella casa della mia nonna materna, trovammo questo pacchetto, era più o meno avvolto così, con una carta da regalo di un negozio di Catania in via Manzoni, un negozio che non c'è più. Questa, pensate, è un pezzo di stoffa di allora, di circa 100 anni fa. E insomma, Vincenzo si confidava con la mia bisnonna, le diceva quello che succedeva, le raccontava di un mondo che non aveva mai vissuto lei, che era rimasta sempre qui in Sicilia, che lui, pensate, era talmente, cercava di calmarla, le diceva: pensi, hai avuto la fortuna di fare la guerra e di vedere cose che tu forse mai vedrai, le vedranno i tuoi nipotini, cioè noi. E insomma, le parlò di Venezia, di Padova, del suo passaggio in altre città importanti. E mia nonna ovviamente scriveva, chiedeva, si informava. Questa, per esempio, è di Caltanissetta, non so, qua vicino, però ha sempre il suo fascino. E mia nonna chiedeva, si informava, voleva sapere un po' che cosa facesse questo suo fratello partito dalla lontana Sicilia verso zone che erano remote. E lui di fatto diceva un po' cosa combinava. Le descriveva anche, per carità, momenti difficili come l'incontro con il nemico scrutato attraverso il binocolo, era un artigliere, e così come le raccontò, non so, della famosa tregua di Natale. Ma una delle lettere che mi ha più colpito però riguarda proprio Sant'Agata, perché mia nonna, che non aveva mai visto la neve, chiese Vincenzo: ma com'è fatta la neve? Allora, quando arrivò questa lettera al fronte, Vincenzo rispose, prese carta e penna, così come vedete, e rispose: beh, la neve è come, hai presente la calata della Marina, quando all'interno dei mortaretti mettono la carta e quando esplode da tutte le parti? Beh, la neve è più o meno la stessa cosa, però ce n'è tanta, ma tanta di più. L'effetto è lo stesso, racconta Vincenzo, e manca solo Sant'Agata qui. La santa diventa un essere vivente nel rincorrersi del dubbio. Agata e dei suoi devoti, innamorati di quella immagine materna che li raccoglie nel loro sogno infantile. Si divertono i bambini, seduti lì ad aspettarla. Arriverà e anche loro saranno grandi per un giorno. Ricordo la prima volta, il mio esordio, avevo 10 anni, sono nato il 4 febbraio del 1969, faccio il compleanno il giorno di San Gilberto, il primo giorno della processione. E questi due gemelli, i gemelli Mazzeo, oggi uno avvocato, un altro ingegnere, 3-4 anni più grandi di me, mi invitarono a seguire la processione. Io non avevo il sacco, rimasi folgorato, rapito dalla bellezza, dalla intensità, dallo sguardo straordinario di Sant'Agata, perché ebbi la possibilità senza sacco di potermi avvicinare al fercolo, e da quell'anno non ho più smesso di seguire la santa. Misi il sacco, feci il mio voto
nei confronti della nostra santa patrona e festeggio il mio compleanno giorno 4 sempre nel cordone di destra, con questa straordinaria emozione che si vive, con questa vibrazione, con questi forti odori, con questi colori, con questi riti e con questi ritornelli, bellissimo quello per svegliare dal torpore i cittadini alla calata di via Plebiscito, quindi nel tratto immediatamente precedente la calata della Marina, quando si scende, e allora c'è qualcuno che per svegliare magari dalla stanchezza e proprio dal torpore i devoti dice: fazzuletti ni virutanti, sacchi ni virutanti, ma usci ni sentu picca, proprio per far sì che questo coro cittadini, tutti devoti tutti e viva Sant'Agata possa tornare a riecheggiare per le vie di una città straordinariamente innamorata di Agata, così come Agata ama in maniera intensa questa città. E il rapporto con Sant'Agata penso che ogni catanese lo viva in maniera diversa e uguale allo stesso tempo. L'anno per i catanesi non inizia il 1° gennaio, ma sono profondamente convinto che è la prima città al mondo, l'unica città al mondo in cui l'anno biologicamente, mentalmente, comincia il 4 febbraio, una festa che tutti noi aspettiamo anno dopo anno, sempre uguale e sempre diversa, ma che ci fa vivere emozioni straordinarie. Che cos'è per me Sant'Agata? Dai fuochi del 3 fino al 5 è una festa meravigliosa, naturalmente. Per me che sono mezzo milanese, mezzo catanese, catanese d'adozione, Sant'Agata è la cera soprattutto. Cioè, io non sono devoto, non sono neanche cattolico, però ho grande rispetto per questa grande tradizione popolare. Nel mio ricordo, oltre alla grande passione, alla grande emotività che viene fuori da Sant'Agata, c'è la cera, soprattutto c'è la cera che rimane sulle strade dopo il passaggio delle Candelore, c'è il ricordo di essere entrato una volta con un motorino scendendo da via Etnea, in contromano perché non si poteva andare, dentro al tabacchino direttamente a 20 all'ora, però dentro al tabacchino col motorino scillicando, come si dice. Questo è anche Sant'Agata, sono i ricordi più belli legati all'infanzia, legati agli amici che sono rimasti lì, e sono i ricordi che mi porto dietro in questa avventura meravigliosa che vivo in questa città, in un'altra grande città che è Milano, grande altrettanto importante come Catania. Quindi, amici miei, Sant'Agata è meravigliosa, Sant'Agata è un ricordo che ci portiamo nel cuore, tutto quello che ci sta attorno. Sant'Agata non solo lei, ma anche e soprattutto i catanesi. Vi voglio bene. Un bacio. Ma Sant'Agata, per esempio, potrebbe essere le olivette di Sant'Agata, che sono un dolce, ma sono anche legate alla tradizione, alla leggenda, alla storia legata alla vita della santa, alla sua carcerazione, oppure il torrone di Sant'Agata, no? O le minnelle di Sant'Agata, sono tutte le cose belle, buone, dolci, i bomboloni che c'erano una volta e che ancora forse da qualche parte si trovano, poi ovviamente il sacro, il profano, la devozione di tanti cittadini che la seguono, anche se la festa poi va oltre, no? Anche se poi, diciamo, ormai è diventata di 3 giorni e non più di 2, però i devoti, i fedeli la seguono comunque, qualunque sia l'ora in cui si ritirerà. E poi ovviamente che cosa c'è? C'è una cosa che mi ricorda tanto quando ero bambino, ovvero il venditore di Pulcinella, che si vede solo un giorno all'anno, ovvero Pagarrozza d'Osnago, soltanto mezza giornata all'anno viene a Catania e vende il famoso Pulcinella, quello che fa e non si trova se non quella mezza giornata del giorno del 3, quindi della carrozza del Senato. Oh, c'è una piccola quartina, anzi 3 quartine, una piccola poesia che mi è venuta in mente la prima volta che ho cantato al Duomo per la sera del 3, che è stata, devo dire, una grande emozione, perché insomma cantare una canzone bella come Catania, Figliosa Pace Eterno, davanti a tutta Catania, è stata una cosa meravigliosa. E allora quella sera, quando tornai a casa, mi venne in mente questa piccola poesia dedicata ad una ragazza che si chiama Agata, e quindi voi immaginatela come una ragazza, no? Un goccia l'occhi do Santa Carusa, finisci in Sanzacco a mezza via, ma a Catania non le femmine gelosa, sull'uomo so innamorati via. Con tutto che ti fai desiderare, nudo si arruffa e nudo si sedia.
anzi, come davanti ci compare, ti spara nulla di moschetteria. Ti aspetto un anno per una passeata, con devozione e senza dire pio. Perciò ti vengono a pigli a madanata e quando ti raccogli, usa per Dio. Il mio è un rapporto antico, intenso e anche profondo. Io sono arrivato a Catania che avevo 9 anni, nel 1960, e non posso mai dimenticare nella mia vita la prima festa di Sant'Agata. Questa emozione incredibile, questo vedere tutta la città, tutti i cittadini di ogni età, di ogni condizione sociale, di ogni quartiere della città, vivere profondamente questa grande emozione. Non c'è città in Italia che abbia un rapporto così stretto con la sua santa patrona. Forse neanche Napoli con San Gennaro o Palermo con Santa Rosalia. Forse neanche Milano con Sant'Ambrogio. Qui il rapporto è straordinario e io ho questo rapporto così intenso. Difendiamo la tradizione e intanto guardiamo anche al futuro con i cambiamenti che sono necessari per difendere questa festa. Nel rispetto delle regole invito i cittadini a recuperare questo senso fondamentale. Godiamoci questa festa intensa come la godo io, con l'emozione di salire per l'ennesima volta nella carrozza del Senato. Godiamocela tutti insieme, intensamente. Buona Sant'Agata dal vostro sindaco.